Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Leggende Pokémon Arceus. Nello scorso video abbiamo fatto la conoscenza di Sinnan e abbiamo fatto anche amicizia con Basculigion, dato che Sinnan era il guardiano di Basculigion, se vogliamo chiamarlo tale. Quindi, buttiamoci in acqua e andiamo con Basculigion al vulcano Mangiafuoco. Isola Mangiafuoco per la precisione. Potevo magari iniziare direttamente il video da lì, ma sono dovuto un attimino tornare al villaggio per fare un paio di cosucce e far evolvere Machoke in Machamp. Ovviamente non l'ho ancora fatto perché volevo farlo assolutamente in video, quindi magari lo farò una volta arrivato al vulcano. Yes, intanto abbiamo catturato anche un Mantike, insomma, ci sono tante belle cosette da fare. Ah, ci sono Finneon, no, questi sono Quillfish che ho comunque catturato. Tra l'altro, io non sto veramente completando le task che il Pokédex mi chiede, perché sono un po' idiota. Potrei farlo in video, ma ci vuole davvero tantissimo tempo. Comunque, se non sbaglio, bisogna attraversare questa piccola parte di grotta, che poi ti ricongiunge direttamente con la parte del vulcano. Eccoci qua, yes. Mamma mia che versi terrificanti. Ok, andiamo, let's go. Qui ci sono gli Shellos, ne ho catturati un paio, tanto per ampliare il Pokédex. Intanto gli alberi hanno sempre più texture come le montagne. Bellissimo. Ok, ci siamo. Prendiamo un po' di porro officinale che può sempre servire. Io ho letto che con Weirdir si può scalare l'intera montagna, una montagna qualsiasi in realtà, senza l'utilizzo di altri Pokémon, senza il Pokémon scalatore. E c'è il metodo, però io non l'ho ancora fatto. Allora, vado un attimo via da occhi indiscreti e da attacchi pericolosi. Isola Mangiafuoco, ok. Sinnan. Vabbè, Sinnan, vabbè, io perché ho la pronuncia strana. Ah, povero Growlithe, spero che non lo stiano maltrattando. No, è che mi ricordavo Sinnan e non Sinnan. Allora, ma io... Ah, non può... Vabbè, senti però... Fai finta che mi brucio, no? Ah, ui, allora fermati, fermati. Allora, prima cosa da fare, far evolvere Machoke in Machamp. Lo faccio evolvere a 35? Ma sì, lo faccio evolvere a 35, dai. Dato che abbiamo Magmar, lo catturo di soppiatto. No, perché Magmar? Come hai fatto a vedermi? Scusa. Sì, vabbè, toh, beccati questo, dai. Lotta, fellone. Lotta. Ok, oi, buono. Azione, oh. 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 Che azione. Oh. Guardami, che azione! Sì, però mi sposto, eh. Azione mi fa lui, oh. Dove pensieri sta? Oia. Oh, yeah. Ah, preso, meno male. Non sempre quando saltano così in alto vuol dire che l'hai preso. Se fanno un piccolo salto basso, sì. Allora, facciamo evolvere a questo punto Machamp. 35, ho detto. Eccolo qua. Vai. Perfetto. Vai. Giga Chad abbiamo. Non ha imparato altre mosse, ma vedremo più avanti se le impara. Dato che questa è l'isola vulcano, l'isola Mangiafuoco. Vabbè, i nomi, io lo sapete che con i nomi sono negatissimo. Tranne con i nomi dei Pokémon, quelli me li ricordo tutti, stranamente. Vediamo un po' qui. Ah, fiammella, bella, mi piace. Scusami, ma... Ma con Birdie non ci possiamo andare in mezzo alla lava. Ma magari tipo fai un salto lì, che ne so, una cosa del genere. Qui non è neanche pestabile il terreno. Si può dire calpestabile, non pestabile. Suona male pestabile, no? Aiuto! Ma dov'è il mio? Nel muro? Oh, t'ha posto, bro?
Oh, stai bene, sì. Bene, questo anche lo catturo. Guarda, colpo alle spalle, mamma mia. Toh. Conterà come alle... No, mi guarda. Vabbè, non conta. Va bene, preso. Torna, va. Abbiamo anche dei gol, dei graveler. Che bisogna fare? Bisogna o lottare tutto. Perché se no io skipperei anche, ma... Boh. Perché mi piace esplorare. Mi piacerebbe farlo con calma, tra l'altro. Ma a quanto pare non si può fare con calma. Ti attacca tutto quello che si vede qui. Basta che ti muovi e sei morto. Cioè sei un bersaglio, no? Che sei morto. Però vabbè, non va tanto bene. Oh. Ah, ok. Ah, quindi... Ma qui c'è un Pokémon regale. Ma non era... Cosa? Beh, sì, è Arcanine. Growlithe non può essere Arcanine per forza. Vabbè, qua sì, abbiamo capito insomma che c'è Arcanine sicuro. Bella sta colata lavica. Peccato che non si possa andare dentro il vulcano. Ecco qui le brigantesse. Forza, su, evolviti! Questo posto fa evolvere i Pokémon con più fegato. Almeno così ci pare di aver capito. Ti faremo diventare fortissimo, vedrai. Non è possibile, ne ha quel guastafeste. E c'è anche Sinen. Lasciatelo a me! Abomasnow, rimandala a casa con la coda tra le gambe! Cavoli, anche meno, eh. Ma mandare un Pokémon ghiaccio erba in un posto con la lava? Cioè, capisco che deve essere lei, però... Anche no. Ecco, così non va molto bene. Ah, avrei due turni dopo, ma no. Typhlosion, vai, fai il tuo dovere. Dai, bellissimo Typhlosion, bello mio. Guardalo, guardalo quanto è bello. Cioè, normalmente è così, no? Però con le fiamme attorno è di una bellezza incredibile. Dovrei farmi altri account, poi passarmeli su Pokémon Home e poi ripassarmeli in questo salvataggio. Per prendere gli altri starter. Non me ne capacito, come diamine ho fatto a perdere? Ok, Espeon 38, Espeon non lo sto usando. Veramente sto usando molto più che altro... Typhlosion e basta. Non sto usando altro. Il calore del vulcano ha smorzato l'agida furia del mio Abomasnow. E te l'ho detto. In pratica ha vinto solo perché siamo partiti svantaggiati. Ho anche fatto cambio Pokémon. Mi si scioglie qua a vedere il mio Abomasnow che lotta in questo forno. Bah, sei stato tu a mandarlo in campo, no? Comunque, vai Toxicroak, avvelenagli la vita. È come quando noi ragazzi diciamo cancellati dalla vita, no? Disinstalla la vita, ste cazzate così, no? Questo è uguale. Secondo me la traduzione italiana ha preso di pari passo le frasi che noi ragazzi diciamo come battute, ma qui le intendono per davvero perché è un gioco. Dato che non ci sono le abilità, un idropulsar in faccia, potente, oppure sul gargarozzo, dai, sul gargarozzo che fa più male. Flozel, che t'ho detto? Oh, ok, ok, va bene, scusa. No, ma, oh, oh. Beh, io prendo ceffoni, Allora, Gumi. Gumi è tipo drago. Espeon è psico. Ok, Machamp, dai. Allora, potrebbe avvelenarmelo, però voglio revitalizzare assolutamente Flozel. Allora, Giga Chad. Fregate. Giga Chad, ma l'ha avvelenato. Vai. Sì, è sufficiente, bene.
finita. Che nervi. Sconfitto da un simile baggiano. Cosa? Perché baggiano? Che figura barbina, infatti. Ma perché baggiano? Non ha senso. Ammetto che in questa sfida più che oro sembravo ottone. Non ho certo brillato. Come ho già detto, ho un conto in sospeso con il Team Galassia. È da quando me la sono squagliata da canto che mi porto dietro del rancore. Quindi lei è ispirata ad Agatha e non a Terry! E beh, poi Gengar era già abbastanza intuitivo, ma poi è toccanto. Quindi Agatha da giovane doveva più o meno essere così. Beh, ma poco male. Adesso ci penserai tu a pagare per loro e con gli interessi. Oh! Raidon? Ok. Vai con Hydro Pulsar. Cioè, questo è One Hit KO. Acqua, terra roccia. Bon. Immaginavo. Beh, ovvio. Allora, mandiamo Luxray. Facciamo Sgranocchio. Ce l'ho potenziata Sgranocchio? No, ce l'ho normale. Va bene, facciamo uguale. Vabbè, shottato comunque. Guarda il sole come tramonta veloce. Ma ci picchia. Ti ho preso alla leggera. Già Agatha. No, scusa. Mossa padroneggiata, perfetto. Prossimo Sgranocchio. Cos? Una sconfitta totale. Sorelle, ho rimesso in sesta bomba Snow e Toxicroak. Finché abbiamo pozioni possiamo lottare a oltranza. Piccolo Growlit. Che ci fai qui, Pulce? Non ci scocciare. Te l'abbiamo detto, no? Che credi di fare, minuscolo come sei? Dagli una lezione, Toxicroak! So che fa caldo, ma resisti a Bomba Snow, congelagli le ossa! Growlithe, fermati! Non hai alcuna speranza contro di loro! Mo evolve, sta a vedere. Guaran, ma perché sei qui? Credevo che tu l'altro Growlithe ci avresti aspettato sulla costa. Così avrei voluto, ma Growlithe è saltato in mare e si è messo a nuotare verso l'isola. Ma ero convinto che fosse terrorizzato dal mare che aveva inghiottito suo padre. Quindi c'è un Arcanine qui, che è il padre. Il figlio del precedente re si è evoluto. La sua prova di coraggio non era attraversare il mare, ma affrontare le difficoltà a testa alta. Si è evoluto quello sbagliato! Sorelle, c'è qualcosa che non torna? Oh cavoli. Guarda, l'attenta! Certo però che è bello, eh. Mamma mia! Bello sto Arcanine. Ma che succede? È stato quel fulmine misterioso. L'ha fatto cadere in preda alla collera, proprio come è successo agli altri re e alla regina. Lo sapevo, non dovevamo venire su quest'isola. Che seccatura. Questo Pokémon insulso ci ha rovinato i piani.
e dire che stava andando tutto a gonfie vele. Diamocela a gambe, sorelle! Come dicono gli antichi, meglio salvare la pelle che lasciarcela. E tutti lo dicono. Aspettate, assumetevi le vostre responsabilità! Faremmo meglio di andare via anche noi, Guaran, o finiremo in posto ad Arcanine! Ma no... Forza, Link, sbrighiamoci! Ma devo affrontarlo ora. Mia cara Guaranuccia. Ma è Perla? Cosa ha intenzione di fare con Groit? Anzi, con Arcanine? Sono il capitano a cui è stato affidato quel Pokémon. È mio dovere difenderlo con tutte le mie forze. Link, cosa possiamo usare per placare la collera di Arcanine? Non so, delle sfere Zen, vabbè, quello è ovvio. Perula, cosa sei venuto a fare qui? Sarò anche inesperta, ma sono pur sempre la reggente del Team Perla, mia cara Guaranuccia. Ma, cioè, perché sorpresa, l'ha visto... Boh, è strano. Voglio dire, Perula già stava arrivando e ha detto, mia cara Guaranuccia. E ora è sorpresa che sia qui? Non chiamarmi in quel modo. Poco fa ho lasciato correre, ma a quanto pare è meglio ricordartelo. In ogni caso non mi sorprende che tu sia qui. D'altronde puoi viaggiare lungo e largo per Isui chiamando i Pokémon con il tuo flotome Mordei. Ed è per questa ragione che sei stata tu a essere nominata reggente, giusto? Beh, se è per questo, so qualche cosetta anche a proposito dei Pokémon regali caduti in preda alla collera. Grazie alla tecnica speciale, possiamo creare delle cosiddette sfere Zen con i cibi preferiti del Pokémon. Non è forse così, Link? È vero. Se è tutto qui non c'è problema, porto sempre con me un po' del cibo preferito di Growlithe. Sai, per ringraziarlo tutte le volte che mi aiuta a cucinare cibo per Basculigion. Cosa? Quindi usa Nero Pulsar? Oh, Siden, sei sempre pieno di risorse. Allora forza, mettiamoci a creare queste sfere Zen. Sì, mettiamoci subito all'opera. Oggi quindi si calma un altro Pokémon regale, bene. Fatto, abbiamo preparato le sfere Zen. Quando sei pronto a partire per la missione, avvisami. Sì, devo comunque revitalizzare un'altra volta il mio amico Flozzle. Quindi Flozzle è primo e sono pronto per la missione. Sei pronto, Link? Prontissimo. Link, conto su di te per salvare Arcanine. Ma questa musica... È appena diventato re, ma sta già soffrendo in preda alla collera. Non posso sopportarlo. Stai in guardia! Il precedente re Arcanine sferra potenti attacchi dopo essersi fermato per accumulare luce. E ricorda, quando schivi, le sue mosse non avranno alcun effetto su di te. Cose che dovevano dirmi sin da Cleavor, ma non l'hanno fatto. Ok. Ok, già sto attaccando. Ok. Ah, ok, pensavo non mi prendesse. Sai com'è, no? Alcune volte i giochi fanno delle hitbox un po' strane, ma a quanto pare stavolta. Ah, ma fa solo avanti e indietro? Allora è fatta, scusami. Che cavolo però, allora, senti. No, allora, no, senti, qua dobbiamo capirci. Ok, quelle mi fanno paura. Ma devo colpirlo. Cioè, io pensavo tipo, le faccio caricare e poi le schivo, invece no. Beh, meno male che ho attaccato. Ok, Hydro Pulse sarà massima potenza. Non so se basta. Quanto è di livello? 36, ma forse sì. Bene. Vai. Ok. Guarda, a saperlo potevo farla no hit sta cosa. Mannaggia.
Ok, ok, perfetto. Ah, ok, ma mi punta ora. Ah. Fetatino arrabbiatino? Fetatino arrabbiatino fai tu ora? Ok. Non ne fuoco però, pure io. E dove vai, oh? Cosa? Oh no 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 no, André, piano. Ma come faccio ad avvicinarmi lì, oh? Non posso avvicinarmi. Ho visto che una gliel'ho tolta, ma... no ragazzi, no. No, come mi avvicinavo? Se... potevo rollare sul fuoco? Potevo rollare sul fuoco? Sì, questo l'ho capito che devo colpirlo con le sfere zen. Ah, ora sì. Però se ci rollo va bene, no? Ok. Se preparo l'attacco provo a rollarci. No, ancora non l'ha fatto. Dai, su. Aia. Perfetto, è fatta. Fatto. No. Ok, sì. Bello. Buono. Sono contento che non mi abbia fatto un'altra volta l'attacco caricato perché avrei perso sicuramente. Secondo me non posso rollare nelle fiamme. Erano tutta quanta ricoperta all'aria. Tutta l'aria era ricoperta. O dovevo attirarlo in un'area vuota e sperare che facesse quell'attacco, o ero fregato. Oh, la luce misteriosa è fuoriuscita da Arcanine. Sta svanendo attraverso lo spazio temporale. Cavoli, se è bello però. Guarda che bel pelo. La pelliccia proprio. Bella. L'astra rogo d'Arcanine. Devo leggerla questa. Non ho letto neanche l'astra idro. Cosa potrà mai esserci al di là di quello squarcio? Il futuro. Ma c'è un Arcanine effettivamente? Eh? Sbaglio o ho sentito il verso di due Arcanine? Ma è scomparso. Già. Ma certo, adesso capisco. Oh, Growlithe. Anzi, no. Arcanine, nobile re delle isole. D'ora in avanti dovremo vivere separati, badando ognuno alle proprie mansioni. Ma tutto bene. Sei diventato forte, molto più forte di me. Adempiamo i nostri doveri, d'accordo? Io come capitano e tu come re. Adesso va, mio re. È parso solo a me risentire per un attimo la voce del precedente re? Credo proprio di sì, Sinen. Ma... vabbè, se è uno scherzo non è divertente. Sentire la voce di un fantasma... Scusami se ti ho spaventato. La voce del re ormai defunto l'ho sentita anche io. A quanto pare non sono stata l'unica a vegliare su sto cucciolo per tutto questo tempo. Ti ringrazio di cuore, Link. Sei riuscito a calmare la collera del nuovo re. Un'ultima cosa. Mi dispiace addossarti un'altra responsabilità, ma ti prego, veglia su quella ragazza. C'è Damon che già ci pensa. Allora, Sinen, andiamo?
Link, non sono riuscito a fare nulla. Gran bell'aiuto vi ho dato. La gente del Team Perla non faceva che criticare Guaran dicendo che non era degno del titolo di capitano poiché non voleva formare un re. E che ho fatto io? Mi sono unito alle loro voci, proponendole di allenarlo come si deve. Sapessi come mi ha sgridata la mia cara Guaranuccia. Ricordo ancora le sue parole. Quel Pokémon ha visto morire suo padre. Che capitano sarei se cercassi di imporgli una ferrea disciplina per farlo diventare più forte? Ah, come aveva ragione. E io non ho potuto fare niente per placare la collera di Arcanine, il nuovo re delle isole. E le sfere Zen allora? Sei gentile, ma davvero non ho fatto molto. Sono arrivato in ritardo e vi ho a malapena aiutati con le sfere Zen. Sono diventata reggente prima ancora di diventare grande. Non sapevo proprio in che direzione portare il Team Perla. Ed è per questo che mi sono aggrappata alle tradizioni, per quanto antiquate, e ho cercato di proteggere i nostri costumi e i nostri luoghi sacri. Ma vedendoti all'opera, mi sono resa conto che ciò che voglio è proteggere tutta Hisui. Quindi, Link, quando vorrai, affrontiamoci di nuovo. Lottando con il mio compagno, potrò ottenere la forza per esserti d'aiuto e, finalmente, ampliare i miei orizzonti. Ancora una volta, Guaran mi ha insegnato una cosa importantissima. Devo proprio ringraziarla la prossima volta. E soprattutto, devo chiederle come vanno le cose con Sinnen. L'ho detto io nello scorso episodio che quei due stavano insieme. Beh, adesso ti saluto, Link. Qui fa troppo caldo per i miei gusti, ci vediamo. Infatti vedi come sventola con la mano. Ah, dunque, Arcanine non è qui? Dove sei, Arcanineuccio? Bello tato. Non c'è. Possibile che ci sia un Pokémon per attraversare questa pozza lavica? Potrebbe esserci, perché no? Chi lo sa? O magari un Pokémon scalatore che mi porta dentro a Vulcano? No, proprio no. Oddio, forse sì. Forse, però non è calpestabile, mi sa. Aspetta, posso glitchare forse nel drammuro? Ah no, niente. Allora, niente, non si può glitchare più di tanto. Cioè, si può riuscire con un po' di dediche di... Cioè, se ci si dedica ci si può riuscire, ma non credo ce la farò. E quindi ora che faccio? Torno giù. Ah, devo riferire a Sauron che ho portato a termine la missione. Beh, ho catturato un paio di Magmar e un Mantic, tutta roba nuova. Ma dovrei mirare a completare le task che mi dà il Pokédex, tipo guardalo mangiare, prendilo di sorpresa, spaventalo e cose così per prendere molti più punti. Se te lo vedi non faccio nulla. Torniamo al villaggio e informa Sauron, su, già. Adesso io però che succede? Informo Sauron e sicuramente mi aprirà subito un'altra missione. No? Tu lo fai evolvere questo? No, ancora non lo fai evolvere. Niente, non vuole Dustox. Vabbè. Mi dispiace. I miei complimenti per le ricerche svolte alla costa oltremare. Il tuo impegno ha giovato non solo al Team Galassia ma anche al Team Perla. E voglio sperare che ci sarà utile anche per richiudere lo squarcio spazio-temporale. Una volta scomparso, nessuno avrà più ragione di diffidare di te. Tuttavia, non ho idea di come sia possibile far sparire quello squarcio. Sarà necessario indagare. Resta concentrato. E questa è fatta. Oh, una bella cena a base di mochi di patate. Avviso, i mochi di patate di oggi hanno un tocco sopraffino. Li ho arrostiti con le fiamme di un Pokémon. Quindi ci affidiamo ai Pokémon, eh? La nascita di un Pokémon re. Quanto avrei voluto assistervi anch'io. Immaginarla in groppa a Basculigion mi risulta un po' difficile, professore. Lanciare le Pokéball non è parte dei miei talenti. Lo stesso dicasi per le schivate. Va da sé che anche cavalcare Basculigion è fuori dalla mia portata. Tuttavia... Colui che si adopera senza sosta per il bene superiore otterrà un giorno il suo riscatto. Anch'io mi adopero per il bene della mia ricerca e, come insegna questo passo, un giorno vi dimostrerò che posso cavalcare un Pokémon. Per poi descrivere l'esperienza del Pokédex, si intende.
Ah, non per divertimento, come facciamo noi? Interessante, professore, davvero. Le fa onore tutto quanto questo suo voler lavorare a Pokédex. Anche perché sta col Team Galassia solo per quello. Non penso che gli darebbero fondi e cibo. O meglio, vitto e alloggio, si intende. Oh, santo cielo. Oh, sa... Oh, iaioioioi! Ehi, salve! Dai, questo è uno dei fratelli delle rotaie. Da Unima, direttamente. Buongiorno, visitatore celeste. Il capo del Team Galassia, il signor Soruan, ha espresso il desiderio di vederti. Lascia che ti conduca da lui. Questo è del Team Perla. Aveva la casacca del Team Perla. Ma Damon? Che c'entra Damon con quello lì che era Team Perla? Ti aspettavo, Link. Ti ordino di recarti alle Pendici Corona e di placare Electrode, il re delle grotte. Pendici Corona! Electrode! Woo! Electrode ha l'abitudine di accumulare elettricità all'interno del suo corpo per poi rilasciarla. Ecco perché è tipo elettro, perché accumula elettricità. Ma il legno conduce elettricità? Beh, il legno può scaricare a terra, in teoria. Da quando ha perso il controllo, le sue scariche sono diventate tremende esplosioni. Per raggiungere in sicurezza il sito regale avremo bisogno del supporto del Team Perla. Perula è già stata informata. Ti ordino di fermarti! Il sottoscritto non si ferma davanti a niente e nessuno. Damon, oramai. Chi è? Ehi, ehi, Soruan, capo del Team Galassia, giusto? Credo vi siete scordati di invitarmi, quindi mi sono preso la briga di raggiungervi. Meglio, un po' di buone maniere, stiamo parlando di cose importanti. Proprio per questo sono qui, bello! Non potete mica decidere senza qui presente meglio, capitano di Electrode, no? Ti sbagli, ha già deciso. Ci penserà Link a placare il re delle grotte. Che ti prende, bello? Non è da tenere in così poco conto i membri del Team Diamante. Tra l'altro, credi davvero che quel marmocchio possa fermare Electrode, smilzo com'è? Guarda con quale disprezzo mi guarda, e ha anche ragione, anch'io farei lo stesso. Soruan, ti porgo le mie più sentite scuse per l'intrusione di questo cafone. Non darci peso. La mia squadra di vigilanza, per quanto ben addestrata, non può nulla contro l'esuberanza del valente Capitano Melio. Tuttavia... Tuttavia? È lampante a questo punto che dovrò addestrare ulteriormente la squadra di vigilanza. Melio, per colpa tua la squadra di vigilanza passerà un brutto quarto d'ora, sei contento? Forse non lo sai, ma Soruan è in grado di lanciare persino dei massi con le sue mosse di sumo. Ad ogni modo, torniamo a questioni più interessanti. Link, vai, placa Electrode. Meglio, in caso di necessità apprezzerei anche il tuo sostegno in questa missione. Il Team Perla mi sembra che abbia dei capitani più accondiscendenti rispetto al Team Diamante. O questa è l'impressione che mi ha dato anche parlando con il tizio di prima. È ora di andare. Perché il tizio di prima era un... credo che fosse un capitano del Team Perla. Meglio, il Team Galassia... anzi, Link è davvero un fenomeno. Sta a vedere. Affronta Damon e dimostra di cosa sei capace? Ok, quindi chi mettiamo davanti? Machamp, così. Oggi mi gira Machamp. Ma penso che lo affronterò nel prossimo episodio, se non è una cosa... Ok, non è una cosa impellente, quindi lo affronterò nel prossimo episodio. Ok, ovviamente lui è un po' scettico, ma ci sta. Ad ogni modo, come sempre, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione, come sempre, trovate il link per Instagram e Telegram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo, ovviamente, al prossimo video. Bye bye!